E allora amici di YouTube, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, in base a quando starete guardando questo video, l'Atalanta va in finale, direi in maniera assolutamente meritata. È chiaro che io da toscano, da comunque appassionato di Fiorentina, mi dispiace tanto perché la Viola per me per crescita, per quello che poi ha proposto italiano, da dove veniva, dove la direzione che ha preso la Viola, dove sta andando. Meriterebbe secondo me un trofeo. C'è sempre la Conference, è molto complicato perché l'Aston Villa di Unai Emery è sicuramente una squadra che quest'anno sta facendo un calcio importante, un qualcosa di l'Aston Villa ha raggiunto di maturo, direi, dal punto di vista calcistico, e quindi sarà molto complicato. Però devo dire che comunque sia il calcio, poi niente è impossibile. Dall'altra parte, la bellezza, la crescita, l'interpretazione, le idee, il gioco, la forma fisica. Ma anche l'esplosività dell'Atalanta di Gasperini, che per me quest'anno veramente insieme all'Inter in Italia, sicuramente la squadra che ha espresso il miglior gioco a tratti, anche la Roma da quando è arrivato De Rossi, e merita secondo me di vincere la finale di Coppa Italia. Perché? Perché comunque sia Gasperini è la quarta volta che porta l'Atalanta in finale, merita un trofeo, perché l'Atalanta da dove è stato preso con Gasperini, dove è stata presa con Gasperini, ha fatto una crescita incredibile. Con Gasperini i giocatori, ragazzi, fanno il 90-95% dei calciatori, fa bene, si evolve, migliora. L'Atalanta è un qualcosa di importante, a partire sicuramente dalle idee della proprietà, dalla proprietà appunto con Percassi, da quando l'ha presa con Sartori, poi con Gasperini, e poi anche ora a livello societario si è evoluta ancora di più, tira fuori talenti, tira fuori giocatori importanti, a partire, pensiamo da, voglio citare due giocatori, Carnesecchi e Scamacca, il portiere e l'attaccante dell'Atalanta. Cioè, Carnesecchi ha una crescita esponenziale, già si era visto che comunque era un portiere con delle caratteristiche, con delle potenzialità importanti, ma quello che sta dando Scamacca all'Atalanta, e la rinascita anche sicuramente di Mkhitaryan, ma Scamacca in questo momento è l'attaccante moderno, l'attaccante che è in grado di venire incontro, imbucare, l'attaccante che ti finalizza il gioco, si fa sempre trovare pronto di destro, di sinistro, di testa. Ieri addirittura un gol spettacolare in acrobazia, poi anche uno prima annullato. È l'uomo che in questo momento, insieme a Carnesecchi, Koopmeiners, è l'uomo più in forma di questa Atalanta. E va sicuramente tenuto in considerazione da un punto di vista di titolarità per l'europeo. Perché vi dico questo? Perché se Scamacca continua così fino a fine stagione, è l'uomo che arriva probabilmente più in forma, e tante volte quando ci sono questi ballottaggi, l'uomo più in forma prevale. Quindi questo sicuramente è importante. Detto ciò, l'Atalanta veramente gioco spumeggiante, spettacolare. La Fiorentina a un certo punto è rientrata anche in partita, quindi non era facile ribaltarla. Poi Gasperini chiaramente ancora una volta, con gli uomini che entrano dalla panchina, riesce a vincere la partita. Questo ci fa capire quanto l'Atalanta è forte, quanto l'Atalanta può cambiare anche in corsa, e questa è sicuramente una caratteristica importante dell'Atalanta di quest'anno. E quindi io, rispetto a una squadra come la Juventus, che comunque ha giocatori che, seppur io da interista, apprezzo molto, come Vlahovic, lo stesso Chiesa, però io credo che, lo stesso Szczęsny tra i pali, io credo Cambiaso, su questi quattro mi piacciono più di tutti. Io credo che l'Atalanta meriti, ma meriti perché? Perché comunque, ecco, per tutto quello che ho detto finora a livello di evoluzione, di gioco, di proposta, chiaramente Gasperini, mi trovo d'accordo con chi dice che ha cambiato il calcio negli ultimi anni, è vero, insieme probabilmente a Guardiola, a Klopp, sono l'allenatore che prima ha cambiato il calcio. Poi comunque, ripeto, in Italia con l'Inter di Inzaghi è un po' la squadra che esprime il miglior calcio, però mi trovo d'accordo comunque con il discorso che Gasperini abbia cambiato il calcio veramente nell'ultimo decennio in Italia, assolutamente, e merita, 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 deve arrivare questo trofeo, deve arrivare. Assolutamente, deve arrivare assolutamente questo trofeo. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, ecco, per me la crescita, il percorso di italiano allenatore è stato importante, è ancora importante. È chiaro che qualcuno forse aspettava un po' di più, ma l'Atalanta in questo momento è troppo superiore, per tutto questo che ho detto, alla Fiorentina, che comunque rimane in corsa ancora per un posto europeo tramite la Serie A e per la Conference, e non è poco secondo me, ecco, negli ultimi veramente 3 anni la Fiorentina è cresciuta molto. Questo va assolutamente detto.
Ragazzi, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate? Like, iscrivetevi al canale, come dico sempre, ciao a tutti. Rimanete sintonizzati perché comunque poi anche per il discorso fantacalcio approfondiremo un po' la situazione finale.